Buongiorno. Confesso che sono un po' preoccupato nel fare questa recensione, perché il libro di cui adesso vorrei parlare è un libro molto bello, non è un libro facile, ma è un libro che ti lascia dentro molte cose, pensieri, opinioni, ti fa pensare moltissimo. Quindi vorrei che anche la recensione fosse adeguata. Il libro di cui parlo è questo, Le variazioni Reinach, di Filippo Tuena. Da dove cominciare? Comincio dalla parte più semplice, racconto la storia di cui parla. Parla di due famiglie, Camondo, due famiglie ebree, Camondo, una famiglia Camondo originaria della Grecia, di Salonicco, e la famiglia Reinach, originaria della Germania. Queste due famiglie vivono in Francia da molto tempo, la storia va a cavallo dall'800 al 900, si uniscono perché abbiamo il matrimonio tra Leon Reinach e Beatrice Camondo. Da questo matrimonio nascono due figli, Fanny e Bertrand, e tutta questa storia ha una fine, perché gli ultimi quattro personaggi finiranno la loro vita bruciati, trasformati in fumo ad Auschwitz. Questa è la storia. Quindi inizia dalle due famiglie, ne racconta l'evoluzione fino al matrimonio e poi fino alla fine tragica. Ecco, questa è la parte più facile, diciamo, della storia. Però, perché si chiama Le variazioni? Perché è un po' come nella musica, quando abbiamo delle variazioni. Cioè, io mi immagino la storia come un qualche cosa dritto, e ci sia poco da inventare nel raccontare questa storia. Perché? Perché c'è un destino, che è quello, una sorta di buco nero che attira tutto quello che succede prima, anzi un pozzo nero. Paragona Auschwitz a un pozzo nero l'autore, nel quale ci si guarda fino in fondo e in fondo si vede l'acqua che rispecchia, e quello che rispecchia sei tu. Allora, che strumento ha utilizzato l'autore per raccontare questa storia? Queste variazioni, cosa sono le variazioni? Sono tutte dei piccoli capitoletti, a volte di una pagina, due, tre, di pochissime pagine, che in modo apparentemente scoordinato raccontano la storia di questa famiglia. Io mi immagino fisicamente, no? Una storia di una cosa che va a punta, alla fine c'è Auschwitz e all'inizio, più larga, no? Il racconto più largo, c'è tutti i membri di queste famiglie, di queste due famiglie, no? E le sue variazioni sono momenti all'interno di questa grande storia. All'inizio fai fatica, perché all'inizio ti perde un pochino, tant'è che io mi sono fatto, eccolo qua, mi sono scritto in una delle prime pagine i nomi di tutti i protagonisti. Poi non c'è stato più bisogno di consultare questo piccolo schemino, perché i protagonisti sono diventati solo la famiglia. Quindi questo è uno strumento che ha utilizzato l'autore, e l'autore poi ci fa entrare molto bene dentro questa storia, raccontando di se stesso in terza persona, e quindi questo autore diventa parte della storia, perché la storia è anche fatta di tutti i tentativi che lui, l'autore, ha fatto per scoprirla, per andare alla ricerca. Lui visita musei, visita case, visita archivi, cerca proprio di ricostruire questa storia, che in parte è nascosta, in parte è sepolta all'interno di una serie di documenti, e in parte non è possibile poi tirare fuori completamente. E l'autore quindi è parte della storia, ma la sua capacità è quella di fare in modo che anche noi siamo parte della storia. Quando lui cerca di ricostruire i pensieri dei vari personaggi, molto spesso entra in dinamiche, racconta dinamiche familiari che in qualche modo sono simili a quelle che lui ha avuto nella sua famiglia e quelle che noi abbiamo nelle nostre famiglie, e quindi ci fa entrare in questa storia una volta che siamo dentro questa storia. Come dicevo, un cuneo che si rimpicciolisce, e l'ultima parte, diciamo, le variazioni sono meno ampie, perché non deve raccontare troppe cose, e si concentrano sul periodo nel quale la nostra famiglia alla fine è stata trattenuta, è stata arrestata, sono stati trattenuti in un campo di transito vicino a Parigi.
Parigi e poi sono stati mandati ad Auschwitz. E racconta anche, inventa, perché non è presente, si immagina quella che poteva essere stata la loro vita ad Auschwitz. Non sono stati tutti uccisi subito, ma hanno vissuto, in particolare i due, padre e figlio, hanno vissuto per vari mesi ad Auschwitz per essere uccisi nella primavera del 44, dal novembre o dall'autunno del 43. E alcune cose sono veramente, ti restano dentro, perché riesci a trovare un modo di raccontare questa storia, l'autore, che è eccezionalmente, come dire, ti entra veramente dentro il cuore. È bello quando si immagina, c'è un punto dove racconta i numeri, e il figlio ha un numero che viene tatuato, no, sul braccio, che è una cifra inferiore a quella del padre, quindi è subito il numero primo di quello del padre. Allora lui si immagina che questo figlio abbia voluto in qualche modo difendere il padre, sia diventato lui il protagonista più maturo, più protettivo. Invece un suo amico gli racconta che no, non è così, perché sono i padri che mettono la mano sulla spalla dei figli, in qualche modo li avvolgono, li proteggono, e quindi il figlio viene prima del padre in questa pratica di marchiare con un numero tutti i prigionieri. Bella questa storia, una storia che non puoi leggere assolutamente così sotto l'ombrellone, è un libro impegnativo, un libro che ti lascia molte cose, a parte l'ultima parte invece entra veramente dentro l'animo delle persone. Oltre a farmi questo schemino sulle cose, nella prima parte poi mi sono anche andato a prendere una mappa di Parigi per andare a vedere tutti i luoghi che in qualche modo hanno avuto significato, dove hanno vissuto queste famiglie. Fra l'altro c'è un museo ancora a Parigi, due case mi pare, una sono state trasformate in un museo con delle fotografie eccetera, e in qualche modo lui è partito quasi da la visita a questo museo per raccontare questa terribile storia. Bene, spero di essere stato adeguato nel raccontare questo libro, che merita veramente molto. Le maledizioni Reinhardt, potete pronunciare Reinhardt, la tedesca, la francese, come volete. Filippo Tuena, le edizioni sono, non ricordo più che edizione, Supercat, scusate, ma sono delle edizioni che non conosco tanto. Ah, Superbit invece, costa 14 euro. Un libro essenziale e nobile, dice una recensione. Un libro affascinante e complesso, ecco, veramente questa è una bella definizione, affascinante e complesso. È un libro da leggere con molta attenzione e concentrazione. Buona lettura.